Allora, Sfera, lei se non spaccava cosa avrebbe fatto nella vita? Avrebbe spaccato comunque, cazzo. Lei vorrebbe essere nato ricco? A volte. A volte sì. Avrei preferito. C'era quel Mercedes ero nella via. Mi dicevo un giorno ce la farò anch'io. E non è grazie a Dio, no, chiedilo a Vito. Prego al Cristo divino di restare pulito. Perché voi siete diventati Sfera Ebbasta e Charlie Charles e gli altri invece no? Sicuramente già il fatto, per dire, secondo me, di lavorare in due ai progetti ti permette di avere innanzitutto più, cioè di essere più obiettivo sulle cose. Cioè magari io, capito, a volte scrivo una canzone che per me è una bomba, ma lui mi dice è una merda, e di conseguenza allora mi penso, ma allora magari non è così una bomba. Quando poi trovi il compromesso, nel 99% dei casi, cioè il compromesso tra quello che piace a me e quello che piace a lui, poi è quello che veramente spacca, che piace a tutti. E poi sicuramente il fatto di, appunto, non aver pensato solo a noi, ma comunque aver fatto il nostro, in più aver tirato in mezzo tutti gli altri, aver creato un movimento, ha fatto sì, appunto, che noi fossimo a capo del movimento e che quindi diventassimo estremamente grossi, capito? E secondo me probabilmente la cosa che più ha influito sul nostro successo rispetto a quello degli altri è stato proprio il fatto di, appunto, aver tirato in mezzo tutti gli altri. Pensi a quanta gente è diventata quasi, no, succube di questa roba, cioè proprio quasi scema, oh, si è stupidita per stare dietro a tutto questo, no? Cioè se pensa a quanta gente che imita, anche ti parlo di ragazzini che imitano il modo di vestire, di parlare, di che cazzo ne so, di qualsiasi cosa. Cioè in questo momento, se tu pensi al rap italiano, è come se noi fossimo stati il sasso, no? Lanciato nel lago, che ha fatto tanti schizzi, dai quali sono nati poi tutte le altre varie realtà, che in questo momento sono la realtà del rap italiano, perché comunque chiunque è stato schizzato, non so come dire, chiunque ha avuto l'acqua addosso quando siamo usciti. Però sta di fatto che comunque realisticamente il sound in Italia adesso portante è questo. Perché adesso, finita questa cosa qui, ti va? Portable electronic devices may be used on board if they are in the flight safe.
Oh. G9 Sfera SCH. Oh, et mon cœur y était. J'connais par cœur le quartier. Le vuole fumare soltanto la mia Mary Jane. Vuole sfrecciare a 200 soltanto con me. Sa che sti soldi non valgono niente per me. Vuole toccare le nuvole come su un jet, ma solamente con me. L'ho incontrato, allora, praticamente mi è arrivata una chiamata del mio manager che mi ha detto, ci è arrivata una chiamata dalla Francia e c'è SCH che ti vorrebbe nel suo disco. E quindi la prima volta che l'ho incontrato è stato proprio qua in Francia per questo featuring. Benvenuti a tutti nella mia umile dimora di Parigi, nonché la casa in cui vengo sempre quando sono a Parigi. Vi faccio vedere, tutta la gamba. Lui è la prima persona che dalla Francia mi ha mandato una mail e mi ha detto: cazzo, tu spacchi. Guilty, cazzo. Number one. Fin da subito gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto fare un pezzo appunto con SCH, che era un grande, lo rispettavo un sacco. Guilty gli aveva parlato bene di me, cazzo e mazzi, era entrato a conoscenza dei pezzi, quindi bella per Guilty, cazzo. Je pense que Sfera, avec Charlie, ont ramené une certaine fraîcheur dans la musique italienne, ce qui d'ailleurs m'a beaucoup plu d'ailleurs quand je l'ai découvert en fait, c'était cette énergie, ce renouveau un peu que quand je regardais le rap italien avant, il n'y avait pas. Et que j'ai beaucoup aimé sa fraîcheur, je l'ai trouvé vraiment au-dessus de tout le lot qu'il y a en Italie. Chiedono come stai, ai 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 ai. Chiedono come va, come va, come va. Ma noi non cambiamo mai, no, mai, no. Ma qua è sempre il solito tran tran. Prima della musica avevo preso una volta nella mia vita l'aereo. Diciamo che se non ci fosse stata la musica non so quanto avrei potuto viaggiare, girare, guardare, esplorare, connettermi, espandermi. Cioè io il giorno che ho schiacciato su condividi con Panette o con Cini per dire, cioè ho cambiato la mia vita, non so come dire. Arriva Sfera che è andato dal medico, che stava malissimo. Com'è andata? Marijuana, arriviamo. Certificato. Questa vita è un cazzo di film. Stavo dicendo che ha fatto un paio di visti, giusto bene. Vai, con tua di copia? Qualcuno, te, tu, questa. Ho avuto poco, 3 milioni. Sciocchezza. Kaisa, ciao, di massimo. Se ti caga, coglione, una nuova artista emergente. I work better in the dark. Yeah, yeah, yeah. Del mondo, il mese più caldo. Il mese più caldo del mondo. Sfera infatti è felicissimo. Non mi è mai mancato nulla a parte il cash, quello che non avevo me lo son preso da me.
pensano gli altri della tua musica e quanto influenza realmente il pensiero degli altri? Ma direi proprio, cioè ovviamente ci sono volte che magari se ti svegli la mattina che sei un po' più paranoico degli altri giorni, magari ti ritrovi a rivalutarti, a rivalutare tutto quello che hai fatto, a rivalutare le canzoni che hai registrato, quelle che stai registrando e dire no, minchia, magari è tutta una merda. La verità è la verità, non so come dire, cioè sì. Le canzoni a me piacciono, a lui piacciono, tutti quelli che le sentono piacciono, spaccano, gli dischi d'oro, di platino, in Francia piacciono, di là spiacciono, di là piacciono, e allora però vuol dire che forse non è che siamo proprio ritardati, cioè se io penso che per fare una canzone che comunque piace a tutti, io non devo stare lì dietro al giudizio di tutti per scriverla, no? Cioè io la faccio con lui e poi piace a tutti, ogni sì. Volta è così, di conseguenza dico, cioè mi sono trovato a pensare, fanculo quello che pensa la gente, comunque questo sono io che lo so fare. È il mio lavoro, è la mia musica, la faccio come cazzo dico io. Se in più la gente supporta e mi viene dietro, bella lì. Cioè se mi dovessi trovare nella condizione di dover fare musica per come la vuole la gente, minchia. Sarebbe un po' uno sbatto. Sarebbe un po' uno sbatto, sì. Lasci con la mano da dove veniamo. Lasci con la mano da dove veniamo. Lasci con la mano da dove veniamo. Babbi fanno gossip, noi con due pacchi troppo grossi nel back dell'enjoy. Sbirri guardano dall'alto foto polaroid. Sorrido sempre ciao, sì ma fatti i cazzi tuoi. Quanto è importante Charlie Charles nel progetto Sfere Bass? Direi che cioè tanto quanto Sfere Bass, non so come dire. Cioè è una cosa che appunto nasce insieme, no? Tutto viene comunque deciso insieme, no? E quindi poi di conseguenza è ovvio che il suo, cioè il suo contributo è fondamentale tanto quanto il mio, no? Perché se Serpenti a Sonagli fosse su un'altra base non sarebbe Serpenti a Sonagli. E voi siete gli opposti, no? Sì, voi siete gli opposti. L'immaginario tuo, Sfere Basta al centro, soldi, divertimento, sempre felice. Però io credo che sia stato anche difficile scrivere questo album. In un anno in cui tutti gli altri sono usciti con qualcosa, tu sei in casa, guardi gli altri che comunque ce la stanno facendo tra virgolette e tu pensi quando cazzo arriva il mio turno. Com'è stato l'ultimo anno? L'ultimo anno, guarda, io sono stato praticamente in tour tutto l'anno e nei pochi periodi, nei pochi giorni che avevo tra una data e l'altra venivo in studio e chiudevamo le canzoni. Quindi guarda, se poi io devo essere sincero, cioè io sentendo comunque le robe degli altri non mi sono mai troppo spaventato. E allo stesso tempo, mano che facevamo le canzoni, sentivo che le nostre erano quelle cazzo speciali, non so come dire, che erano quelle che dovevano uscire perché la gente doveva sentirle, più che per me, capito, più che per una mia roba personale, di dire ah no, mica sono usciti tutti e ce la stanno facendo. Quindi sti cazzi, cioè è stato difficile, però ti dico, alla fine della fiera ci siamo trovati io e lui a dire, cioè con il disco pronto, i pezzi sono venuti tutti come volevamo, li abbiamo fatti tutti in tempo. Addirittura abbiamo fatto comunque una versione internazionale, sì. Quindi da che non avevamo tempo per inventarci qualcosa, tra virgolette, di estremo, a che l'abbiamo fatto comunque. Ti piace? Bello, bravo. Jesse a cappella, I got the beat. Vuoi risentire come suona? Oh, I make a movie. Come on. Oh, I make a movie. Tutti questi rapper, cosa? Anche secondi su Amazon. Se avevamo 3 CD eravamo anche terzi su Amazon. La vuoi vedere? È una novità. To, a casa. Milano nel caso. La casa di spalla del rap italiano.
siete stati negli ultimi anni trendsetter, cioè nel senso voi eravate, avete portato un trend e poi le altre persone l'hanno seguito. Io ne parlavo con lui ieri su WhatsApp, l'altro ieri dicevo, ok, ora già avete fatto questa cosa che è assurda per l'Italia e per me nel 2018 sarà il trend dell'anno, cioè avere un americano sul disco. Anche per me. Due americani, non uno. ma Quavo, questa è la domanda, come è stato lavorare con lui e da dove è nata sta cosa? Guarda, parte una soddisfazione assurda, perché comunque all'inizio avevamo solamente Rich the Kid nel disco, no? Okay. E già per me era una soddisfazione, perché pensavo comunque, cazzo, in Italia nessuno pensa di fare queste robe, no? Cazzo, quando poi abbiamo fatto il pezzo con Quavo e ci è arrivata la strofa, ho proprio pensato, cazzo, qua è la fine. Sei sfere basse, stai tornando col tuo disco, la gente dirà di tutto, chiunque aveva detto di tutto, ma nessuno aveva pensato che c'era Quavo nel disco. E cazzo, quando ho scritto featuring Quavo, cioè io ho visto tutti migliaia di commenti negativi, tutti sparire, tutti zitti, capito? È come se avessi sganciato una bomba nucleare che ha ucciso tutti. Non, cioè nessuno si è permesso di dirmi ah. E questo ti fa capire quanto è importante, capito? Quindi quanto può essere importante per me. È il mio disco, c'è cioè dentro uno dei rapper migliori, se non in questo momento il migliore, capito? E quindi cazzo. Il disco dite che sarete ricchi per sempre, no? Però quanto durerà questo periodo magico? Finché nella nostra testa sarà magico, non so come dire. Se noi riusciremo sempre a trovare un modo di, anche oltre la musica, magari un giorno ci romperemo i coglioni della musica e non sarà più quello a farci sentire magici e faremo un'altra cosa che dentro di noi ci farà sentire, no, ci rimetterà alla prova, ci darà nuove emozioni, nuove soddisfazioni e allora magari saremo magici in un altro campo. Provo a dire la giù, non cambiano vita qua giù, non cambia se non cambi tu, no, poi certi non tornano più, amici che non